Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi vi propongo un trucco perfetto per le feste natalizie, ma anche per Capodanno. Per prima cosa applico una crema idratante su tutto il viso con movimenti circolari dall'interno verso l'esterno. Successivamente uniformo la mia palpebra con un fondotinta del mio colore di pelle. Poi applico una matita color oro su tutta la palpebra mobile. Questa è una nuova matita di Pupa della Limited Edition Stay Gold, che è la collezione natalizia, molto molto carina. Poi prendo la Naked, la palette di Urban Decay, e prendo i due colori Naked e Buck. E li applico nella piega della palpebra con un pennello da sfumatura per realizzare la mia ombra. Dopo prendo il color panna della Naked 2 e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Poi uso la palette Stay Gold 001, che ha dei bellissimi colori per queste feste. La uso proprio tutta, è veramente molto carina, appartiene sempre a questa collezione uscita per le feste. Applico il primo color panna brillantinato nella palpebra interna, poi vado con il color oro al centro della palpebra e lo sfumo un po' anche verso l'esterno. Poi applico il bronzo nella parte esterna, quindi nella via esterna, sfumando anche un po' verso il centro e verso l'esterno dell'occhio. Poi sfumo ancora un po' il marroncino della Naked nella piega dell'occhio per creare un'ombra in grado di dare tridimensionalità allo sguardo. E infine applico l'ultimo colore, il marroncino, con un pennellino piccolo, in questo caso da highlighter, per essere più precisa. Lo applico comunque su tutta la via esterna e poi vado a sfumare. Intensifico sempre più fino a ottenere il risultato desiderato. Successivamente traccio una riga di eyeliner sottile con questo eyeliner a penna. E poi, non vi farò vedere in questo video, ma lo faccio veramente in tutti i video, con i due colori di prima, marroncini della Naked, Buck e Naked, vado a riempire leggermente le sopracciglia con un pennellino da eyeliner. Ed ecco il trucco occhi quasi finito, ma passiamo momentaneamente alla base. Allora, applico il mio fondotinta preferito su tutto il viso e questa volta voglio provare il nuovo mini kabuki di Neve Cosmetics. Questo si chiama Fox Bookie, è molto carino, anche la scatolina è veramente carinissima con queste volpi disegnate, e devo dire che era la prima volta che lo utilizzavo con un fondotinta, ma il risultato mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. Poi applico il correttore, questo è di MAC, con un pennello a setole piatte, diciamo sulla parte esterna e centrale dell'occhiaia, più che altro per dare luminosità alla stessa, e porto il colore verso l'esterno per illuminare tutta la zona dello zigomo. E infine mi aiuto a eliminare magari le piccole tracce, le piccole strisce che potevano essersi create con il pennello di prima. Poi applico questo correttore aranciato di Pupa sulla parte violacea dell'occhiaia, tamponando per bene. Successivamente fisso tutto il trucco con la cipria in polvere libera di Pupa, questa color bianca che in realtà poi è trasparente, e uso questo bellissimo veramente pennello, l'Unicorn Bookie, che fa sempre parte della nuova linea di mini kabuki. Vedete, anche in questo caso la scatolina è troppo troppo bella e poi è veramente una coccola per la pelle, è proprio morbidissimo. Ho un po' esagerato con la cipria, si vede, però comunque ha fatto il suo lavoro.
Poi applico il mio mascara, ormai logoro, il Vamp di Pupa, è il mio preferito. Preferisco sempre questa versione vecchia alla nuova, perché per le mie ciglia che sono abbastanza corte va meglio questo, perché l'altro risulta troppo grumoso. Poi ve lo farò vedere meglio nel prossimo video. Adesso applico una terra sotto gli zigomi, ai lati della fronte, ai lati della mascella e un pochino sul collo. Questa fa parte di una vecchia palette egizia che mi avrete visto usare in tantissimi video se mi seguite da tempo. Poi per le guance voglio usare con un rosato che tende al rosso. Questa volta uso l'Hamster Buki, che è un piccolo rotondo kabukino, proprio come un criscetino. In realtà questo è quello che mi è piaciuto di meno, gli altri due mi sono piaciuti molto. Questo non mi è piaciuto tantissimo perché trovo sia difficile stendere il blush, trovo non lo stenda in modo uniforme, soprattutto per il mio viso che è molto piccolo, trovo che non vada bene. Forse se avete un viso più grande, non piccolo come il mio, vi trovate sicuramente meglio, ma a me questo mi ha un po' deluso nonostante sia carinissimo. Al contrario, gli altri due mi sono piaciuti molto di più. Poi procedo con questo bellissimo, veramente stupendo, illuminante. Se avete la possibilità andate a provarlo in profumeria perché è troppo carino, è proprio oro, oro puro. Lo applico sul naso, nell'angolo di Cupido, sugli zigomi, un pochissimo al centro del mento e della fronte. È veramente un illuminante fantastico, non solo come packaging ma anche come prodotto in sé, è molto carino. Adesso nel video forse non si vedrà bene purtroppo perché gli illuminanti non risaltano, però dal vivo veramente l'effetto è carinissimo. Poi procedo con la matita di Pupa. Questa è della linea Made to Last e ha da una parte la mina che non bisogna temperare perché basta ruotare il pomellino dietro per far fuoriuscire la mina. E nella parte esterna proprio il temperamatite, quindi quella parte esterna che vi ho fatto vedere prima ha dentro il temperamatite, è utile per questo. L'applico con movimenti piccoli tratti su tutte le labbra, fate attenzione anche agli angoli esterni delle labbra e poi sfumo leggermente verso l'interno, la zona più interna della linea di matita per le labbra. Poi applico questo rossetto sempre della linea Stay Cold, mi è piaciuto tantissimo veramente. È un rossetto a lunga durata, l'ho provato il giorno di Natale mangiando 10.000 cose, era la vigilia di Natale quindi c'era il pesce, tante cose comunque oleose. Devo dire che è durato moltissimo e il colore è veramente fantastico. Forse uno dei prodotti che mi è piaciuto di più dell'intera collezione insieme all'illuminante. È veramente un buon prodotto. Si applica non mettendo troppo prodotto, poi si fa asciugare, diciamo che si fissa sulle labbra. Ed ecco qua il trucco finito, ma voglio aggiungere un tocco finale, un trucco sbarluccicoso. Applico dei brillantini in polvere sul corpo, quindi sul décolleté, sulle braccia. Vedete sullo sfondo i brillantini perché adesso ovviamente non si vedranno tantissimo in video come un po' l'illuminante, ma sono veramente troppo carini. Questa è della collezione natalizia, se non sbaglio, dell'anno scorso della Yves Rocher. Ed ecco qui il look finito, spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!